Buongiorno Diletta. Buongiorno Martina e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, siamo qui per parlare della presentazione che si terrà, o meglio, diciamo di più, dell'evento che si terrà il 18 di maggio, quindi sabato, a San Nicola Arcella, la presentazione del libro L'Ape Furibonda, un saggio scritto da ben tre autori, Claudio Cavaliere, Bruno Gemelli, il collega Bruno Gemelli, anche Romano Pitaro. Sì. Ecco, ogni tanto ci confondiamo con gli accenti. L'Ape Furibonda. L'Ape Furibonda parla di 11 storie di donne calabresi che in tempi lontani, possiamo dire, quando l'arretratezza in Calabria si faceva insomma sentire, non che oggi siamo messi meglio, però hanno cambiato veramente la storia. Possiamo dire che la Calabria è stata pioniera in alcuni risvolti sociali, soprattutto sociali, umani, perché allora, come hai detto giustamente tu, io il libro l'ho letto un po' di tempo fa e mi ha intrigata. So che l'hai letto anche tu, consegnato il libro, molto bello. Mi ha un attimo intrigata, perché ho pensato che in questo momento anche storico, politico, un libro del genere in un certo senso può magari aprire un po' una discussione su quella che è stata la storia qui in Calabria delle donne. E quindi ho provato, ho colto la palla al balzo, e sabato presentiamo questo libro che ha un'introduzione a cura di Susanna Camusso, quindi ci tengo a precisarlo. Anche questa cosa della CGL, certo. E lo presentiamo a San Nicola Arcella, come hai detto tu, e in un tavolo di discussione che prevede la presenza del consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea, del consigliere regionale Giuseppe Aieta, il presidente Rosangela Cassano dell'associazione Artemisia Gentileschi, poi abbiamo l'avvocato Onorina Scorza, quindi già questo può un attimo colorare un po' il dibattito. E Onorina Scorza, poi vabbè, c'è i saluti anche Giuseppe Aieta, detto Giuseppe Aieta, esatto. Poi Giuseppe abbiamo i saluti, i saluti ovviamente del sindaco di San Nicola Arcella, una donna, Barbara Mele. E avremo le letture, prima giunta comunale in rosa, ricordiamo, nel 2016, e i saluti di l'interpretazione dei brani a cura di Ambra Sassi. Appunto una bella presentazione in rosa. L'unico, poi ricordiamo gli autori, e anche tu sarai ovviamente aiutata insieme al collega Letterio Licordari. Quindi parleremo di queste donne, parleremo di Rita Pisano, parleremo di Maria Oliverio, di Giuditta Levato, affronteremo anche la Calabria e soprattutto le prime sindache donne in Calabria, quindi tratteggeremo un po' varie sfaccettature. Uno degli aspetti importanti che io ho colto all'interno del libro è che, oltre al fatto che c'era questa arretratezza sociale che conosciamo benissimo, ma di come per l'appunto anche gli autori hanno voluto proprio mettere in mostra il fatto che alcune donne che parteciparono soprattutto alla stagione tra il 46 e il 47, dove io voglio anche ricordare vecchi ricordi anche storici. La Calabria insieme alla Basilicata furono le prime due regioni che crearono le repubbliche contadine. Esattamente. La Repubblica è nata in Calabria. Ecco. Hai capito perché tengo a presentare questo libro? Hai capito per quale motivo? Perché comunque queste storie riprendono un po' romanzano queste donne, queste che hanno una caratteristica fondamentale: sono matte, cioè sono oggi sarebbero state considerate. Hanno voglia di fare, sono intraprendenti e soprattutto cercano di trovare un posto nel mondo, nella politica, nelle istituzioni, che non possa essere bloccato dal potere, tra virgolette, degli uomini. Quindi la voglio mettere un po' così, lo so, posso. Sì.
magari essere un po' di parte, no? Sì. No, guarda, io ho trovato all'interno del libro, anzi, proprio la prima. Il primo aspetto critico, no, che mi verrebbe da dire è possibile che queste donne oggi come si sarebbero comportate? Questo me lo sono se chiesto. Se si fossero trovate di fronte allo scempio. E io aggiungo anche, me la prendo io la responsabilità, alla porcheria che si sta facendo in consiglio. Sulla doppia preferenza di genere. Questa magari sarà un'occasione per chiarire questa cosa. Per veramente chiarire. Siamo al medioevo. Sì, sì. Di fronte a questi continui rinvii siamo di fronte al medioevo e voglio c'è anche la storia di Serafina Battaglia, noi ne parlavamo prima. Infatti, cioè, che oggi non so come non sarebbe stata trattata. Maria Oliverio, prima la brigantessa Cicilla, sì. Che appare anche in alcune fotografie della fine del XIX secolo. Quella davvero è un'immagine, possiamo dire, di prima partigiana, sì, forse. È vero, sì. Prima ancora della Resistenza. Guarda, a me è piaciuta anche la storia di Giuditta Levato, perché molte di queste storie io le ho conosciute leggendo un po' qualcosa, anche grazie agli autori, perché mi sono trovata a fare un dibattito con Romano e su questa storia che in Calabria non viene mai descritta, ovvero vengono sempre descritte le cose negative, però abbiamo tanta storia che meriterebbe di essere poi approfondita. E non solo in Calabria, no. Perché infatti noi che abbiamo studiato storia, non è che alla fine anche se ne parlasse tanto, anzi, no. Dai manuali di storia sono stati proprio eliminati. Tu, per esempio, lo sapevi che Rita Pisano è stata dipinta da Pablo Picasso? No, l'ho scoperto. Rita Pisani. Qui. Cioè, la storia di Rita Pisano, infatti, è un'altra delle storie affascinanti che io ho letto. Beh, era conosciuta. Sì, che fosse sì, però addirittura stata dipinta da Picasso. No, cioè questo ritratto che è stato fatto così all'improvviso. Una donna che aveva 6 figli, quindi che amava casa, il nido, esatto, domestico. Lasciava a casa marito e figli, si occupava della sua pedace, della sua realtà, tornava a casa e cucinava. Esatto. Cucinava e li metteva tutti quanti in fila. E in questa situazione, secondo me, è anche molto importante capire l'uomo, quindi chi sostiene la donna, perché tante volte non dobbiamo dimenticare questo, che le donne riescono perché hanno chi le aiuta. Quindi questa è un'altra, diciamo, un'altra nota che voglio. Sì, un altro aspetto che mi piace sottolineare. Beh, erano donne che venivano aiutate e soprattutto appoggiate anche dai loro mariti. Sì. Ovviamente non tutte le storie, quindi questo. Queste sono più quelle felici. Sì. Però quello che noi vogliamo dire è che venivano dalla vetratezza, sì. Alcune. Sì. Venivano dalla porta. Quindi, in fin dei conti, non è vero che devi appartenere a chissà quale classe per dare avvio ad una rivoluzione. No, qui ci sono state proprio delle donne, e forse di più, se vogliamo creare un po' anche di campanilismo, di più di quanto avveniva al nord, dovevano lottare e avere davvero il coraggio. E sono entrate nella storia. Sì. E poi soprattutto anche di molte di queste donne si può leggere la loro voglia di stare dietro le fila. Sì. Non erano persone che si divertivano troppo oggi. Non erano social, ecco, così volevo utilizzare. Non erano social. Non erano social. Ultimamente sì. Però si sono date da fare, cioè credevano in quello che facevano, ci credevano talmente tanto addirittura da incontrare la morte. Molte di loro sono morte per gli ideali che sostenevano. Quindi pensiamo a Giuditta Levato. Esattamente. Quindi voglio dire, sono donne di carattere, sono donne intraprendenti, sono donne forti, però donne che nonostante si sono date da fare a livello politico sono riuscite ad avere una vita
privata, cioè sono riuscita a mantenere quel limite tra donna, mamma, moglie e, cioè, e insomma, impegno politico. Hanno fatto di tutto e di più, e poi sì, soprattutto anche la loro voglia di studiare. Soprattutto, sì. Sì. Ecco, in un momento in cui insomma, la voglia di sapere, più che altro, ecco, forse all'epoca era più che altro curiosità, cioè voglia di sapere il perché, come tante cose andavano e per quale motivo determinate situazioni dovevano evolversi in un modo piuttosto che in un altro. Quindi, infatti, non ricordo ora in quale saggio, però ricordo che era Pitaro, scriveva proprio questa particolarità, cioè tutto ciò avveniva nel momento in cui in Calabria eravamo ancora intorno al 75% di analfabetismo. Sì, sì. Ecco, quindi erano donne che hanno prima di tutto imparato loro a leggere e a scrivere e poi a tramandare. No, davvero sì, un saggio molto importante. Poi importante. La copertina, anzi, se siamo in diretta, io ne approfitto per far vedere un attimo. Mettila a favore di telecamera. Dov'è? Ecco lì. Ah, eccolo qui. Perché la copertina è bellissima, con questa donna che ha i capelli al vento, questa bicicletta, cioè, fantastica. Sì, infatti, perché dà proprio quel senso di libertà, di libertà. E soprattutto, no, chi era quello che invece amava tantissimo andare a cavallo? La Marchesa. La Marchesa Tufarelli. Sì, che amava tantissimo andare girare in Sila, sì, che sì, poi era stata sconsigliata da tutti, non andare in Sila. Esattamente, in Sila, invece lei vedi le donne che disobbediscono, cioè... Quindi anche questa è una caratteristica molto importante. Quindi... Questo è un invito anche alle nostre donne, anche qui sul territorio, a dire non vi arrendete. Sì, non vi arrendete, perché alla fine in un modo o in un altro qualcosa cambia. O almeno queste storie una cosa forse hanno insegnato, almeno io la prendo così, perché ognuno di noi quando legge, certo, tu lo sai meglio di me, no, certo, quando legge un libro cerca di estrapolare, no, qualcosa. E io credo che queste donne sono riuscite a fare una cosa, a dimostrare che se una donna vuole, soprattutto se riesce a dimostrare che ha la capacità per farlo e ha le doti per farlo, non ha niente da... Certo, fa da traino poi per tutte. Esattamente, quindi come dicevi tu, tornando al problema, alla situazione abbastanza particolare e assurda della doppia preferenza di genere, siamo sempre lì. Sì, infatti. Qui in Calabria le donne, soprattutto in politica, non vengono scarseggiano, sì, scarseggiano, e questo è un peccato, perché... Beh, noi adesso, chissà, ad esempio, è pur vero che soprattutto all'interno dei comuni, delle elezioni comunali, abbiamo visto un uso improprio della, sì, doppia preferenza, perché tante volte poi viene utilizzata come leva per portare voti. Voti, sì. Ecco, sì, questo è uno poi dei Però problemi, ecco, io... in cui io spero che non si cada dopo. Mm-hmm. Guarda, io ci tengo, ho voluto presentare questo libro a San Nicola proprio per questo motivo, perché è una giunta quasi interamente al femminile, ha un sindaco donna, quindi ho voluto un po' dare dal punto di vista anche pratico, storico, certo, e politico un'idea. Cioè, certo, una solo certa idea. Semplicemente per questo, non perché io magari sia a favore delle donne e non degli uomini, per carità, no, poi non dobbiamo, infatti, tante volte. Quando si parla anche di violenza di genere sembra quasi che si voglia fare la guerra genere. Guarda, in un periodo particolare come quello attuale, anche umano, ovviamente noi sentiamo tante ogni giorno casi di violenza di genere, violenza contro le donne. Secondo me questo volume è una cosa utile, perché ridà un po' di non solo leggerezza, ma di amor proprio, di bellezza alla figura della donna. Certo, è in Calabria. Ne abbiamo bisogno. La situazione della donna oggi, ecco, Calabria è ecco peggiorata, qua, mi sa. Sì, secondo me sì, alla grande proprio. Cioè, su questo
tienimi perché... Prego. Rischio. No, che tienimi. Rischio no, di... Ognuno deve dire la sua. Rischio di andare oltre. Beh, allora... non voglio essere cattiva, Martino, perché l'idea che ho io è un'idea catastrofica, perché al momento non è possibile che in Calabria non ci siano donne che abbiano potere, soprattutto potere politico, ovviamente. Potere politico, certo. O comunque potere nella scelta di decidere cosa dire, come dirlo e soprattutto come impegnarsi. Perché non è normale che in un'amministrazione ci siano solo uomini. No, questo no. E non è nemmeno normale che le donne vengano in un certo senso anche derise. Certo. Cosa la donna anche che, in alcune magari, per così dire, attività, mansioni o anche che sono completamente lontane, per esempio, dalle stanze dei bottoni, sì. Che non è un brutto termine da usare, no, sappiamo bene che ci sono degli apparati amministrativi dove purtroppo le donne non entrano. Sì, questo purtroppo è una cosa che probabilmente è un muro che probabilmente non riusciremo ad abbattere mai. Per questo dico, alla fine questo libro davvero fa luce. Questo libro su determinati aspetti. Cioè descrive le donne dal punto di vista degli uomini. Questo non è poco, perché sono riusciti questi tre autori a descrivere e a delineare questi tratti di donne in maniera semplice, naturale, soprattutto ridando in un certo senso anche... spirito. No, ridando un po' dal punto di vista politico quello che era delle donne, ecco. Sì, perché poi qualcuno ha cercato di insabbiare anche esattamente la storia, nel libro purtroppo si legge. Appare sì, e sì. Cercano praticamente di insabbiare anche quello che è stato fatto e logicamente noi immaginiamo che gli attacchi ci saranno stati anche in quei periodi. Sì, sì. Però voglio dire, alla allora fine tu immagina gli attacchi anche... in quel periodo e gli attacchi in questo periodo, anche perché oggi tu lo sai meglio di me, ritorniamo al problema social, le cose sono completamente certo. diverse, quindi tante volte però noi oggi non abbiamo invece tante difficoltà che c'erano all'epoca. Esattamente. Per esempio leggiamo veramente di storie di emigrazione, sì. Poi ritorno nella propria terra, cioè sì. Voglio dire la storia anche di questa madre che lascia il consiglio comunale, va sì. a casa tranquillamente, cucina, fa, sì, dice, sì, si doveva sì. godere. Oppure durante il consiglio comunale si spostava per allattare i bambini. Certo. Cioè, queste sono cose, credo, normalissime. Cioè, qual è la... Indubbiamente. No, assolutamente. E poi torniamo sempre al problema della doppia preferenza di genere, quindi... Sì, infatti ricordo due interviste che proprio ho realizzato con Tony Astumbo. Mm. Beh, alla fine è stata Tony molto... ci dà la grande, però. Sì, no, è stata molto chiara. Ma d'altronde questa vergogna io la definisco ancora davvero una porcheria. Sì, anche perché purtroppo... Cioè abbiamo fatto una figura bruttissima. A livello sì, siamo finiti nazionale. Anche su giornali del tipo Corriere della Sera, Repubblica, sì, quindi... abbiamo fatto una figura bruttissima. quindi... Cioè, siamo finiti in alto. Però purtroppo... E così deve andare. Cioè, all'interno del Consiglio regionale è andata così. Speriamo che poi qualcosa... Magari, sai, questa è una... Questa domanda possiamo poi farla, potrò sì. magari farla sabato sia a giudice Andrea che ad Aieta, presenti tutte e due, entrambi certo, hanno lavorato. Certo, non saranno soddisfatti tutte e due, voglio dire, di come è andata a finire beh, questa non credo, votazione, non anche credo. Perché loro sono tra i firmatari. Esattamente, quindi chissà se cambierà qualcosa, non lo so. Da qui a sabato? No! No! Ci stai dando qualche scusa? No, che scusa, no, ti prego. Ancora, pensato, ancora niente, niente scoop. Andiamoci con calma perché abbiamo questo mese sarà anzi il resto del mese sarà abbastanza impegnativo per l'Alto Tirreno e infatti, non solo, quindi siamo in odore di elezioni. Certo, ecco. No. Quindi però sai, chissà che nei prossimi mesi possa cambiare qualcosa.
Ecco, puntiamo anche un attimo i riflettori sulla partecipazione dell'associazione Artemisia, che sicuramente partecipa anche perché si parla di donne. Esattamente, sì, infatti ho voluto la presidente Rosangela Cassano proprio per dare un taglio diverso, cioè parliamo dell'associazionismo, parliamo della donna anche impegnata a livello sociale, quindi quanto è importante per una donna non solo far parte, non solo essere avvocato, quindi comunque occuparsi, perché la presidente si occupa anche di casi di violenza, quindi quanto è importante sostenere le donne, cioè in un'associazione, anche in una semplice associazione, donne a favore di altre donne. Guarda che è difficilissimo oggi, Martino, Lo so, sì. È difficilissimo, è difficilissimo. Si creano guerre inutili anche per il potere. Eh sì, perché poi ricordiamo, c'è una cosa praticamente di... quando non c'è l'educazione l'educazione, voglio dire, anche del proprio ruolo, è normale che poi siamo nella terra di nessuno. È vero. Allora nel deserto è normale che tutti diventano nemici, nel deserto, per la propria sopravvivenza. Ed è purtroppo, scattano dei meccanismi che difficilmente poi si riescono a controllare. Sì, sai, i relatori di sabato porteranno ognuno di loro un'idea differente, però sono persone che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare sia direttamente che indirettamente con queste donne. Quindi anche a livello politico, anche a livello umano, anche non posso dire troppo, Martino. Non possiamo dire troppo. No, non possiamo dire troppo. Okay. Però ho voluto questi relatori perché credo che ognuno di loro possa dare un risvolto, magari una chiave di lettura differente per i nostri tre autori, perché comunque... Anche perché ricordiamo poi... nel corso di una presentazione non è che si va lì e si parla semplicemente degli assolutamente argomenti toccati, saranno tanti. Sì, anni. Sono tanti, anche perché il parterre è bello qui pieno. Voglio dire, più che di una presentazione ci sarebbe bisogno di una discussione permanente. Sì, vabbè. Vi aspettiamo sabato 18 maggio alle ore 17:30 nella sala consiliare del comune di San Nicola Arcella con l'Ape Furibonda, 11 donne di carattere in Calabria. Ribadiamo di nuovo i relatori: Giuseppe Giudice Andrea, Giuseppe Aieta, Rosangela Cassano e Norina Scorza. Quindi e il sindaco, anche il sindaco di ovviamente San Nicola, di San Nicola Arcella, che è una donna, credo che binomio più migliore non poteva esserci.